Benvenuti gentili telespettatori al Vox Box del Parlamento Europeo. Questo è uno scenario molto importante, noi abbiamo un pubblico molto attento, lo diciamo sempre ai MEP che per la prima volta casualmente vengono qua, che il nostro pubblico è determinato, perché siccome non ci sono trasmissioni dove si scopre l'Europa da qua, e quindi sono molto attenti, sempre grazie. Siamo molto fortunati oggi per mille motivi, innanzitutto perché arriva finalmente Alessandra Moretti, l'abbiamo corteggiata professionalmente parlando per venire qua in una maniera spasmodica. Ringrazio anche la sua assistente che evidentemente ha messo del suo oggi, no? In questo invito. No, sono benvenuta. Felice, mi scuso invece per non essere venuta prima, mi fa benvenuta. Molto piacere, grazie. Dicevamo out of recording, come si dice in America, che lei ha una simpatia per il presidente Trump dilagante. Si vede, cioè, si legge soprattutto. Sì, una su un argomento, come dire, bello tosto, perché il presidente ha appena formalizzato l'uscita dagli accordi sui cambi climatici e giustamente lei non l'ha presa bene, ma non si può prendere bene, come dire, quando... Lei ha sottolineato una cosa a margine, si ricorda ancora quel tweet che ho letto attentamente, dice... Uscire è già una colpa. Uscire, essendo il paese, lei ha detto e ha scritto, più inquinante al mondo, è una colpa ancora più grave. È vero, confermo, sono rimasta molto colpita e profondamente amareggiata dall'uscita appunto degli Stati Uniti che appunto, come lei ben ricordava, è tra i paesi e il paese forse che inquina di più al mondo. E quindi è una doppia colpa quella di Trump, aver disatteso degli impegni così importanti per il futuro del pianeta. Ma lei pensa che sia un atteggiamento da irresponsabile o pensa che invece ci sia una, come dire, piena coscienza responsabile dunque della scelta e forse ancora più grave? Cioè se dovesse decidere... Che cosa pensi? Ma guardi, io credo che un presidente degli Stati Uniti con lo staff che si ritrova, con i consiglieri che si ritrova, non può non essere consapevole di una scelta così decisiva. Fra l'altro Trump l'aveva già fatta un po' arrabbiare perché aveva consigliato all'Italia di uscire fuori dall'Europa. Lei si ricorda, è un attento lettore della mia pagina Twitter. No, abbia pazienza, cioè voglio dire, vengono qui gli ospiti, mi devo... interessare dei dossier delle persone che vengono qua. Anche perché questo. Adesso, aspetti, perché adesso rincaro la dose, sta per arrivare l'argomento principe per eccellenza. Intanto parliamo del fatto che appunto Trump aveva detto all'Italia: ma perché non ve ne andate fuori dall'Europa che forse è meglio per voi? Beh, diciamo che in Europa e in Italia anche c'è un movimento molto forte che purtroppo sta crescendo, di forte contestazione di quello che facciamo qui e anche della partecipazione degli stati appunto all'Unione Europea, vedi appunto la Gran Bretagna. E siccome anche in Italia ci sono dei movimenti, ci sono dei partiti politici che appunto vorrebbero l'uscita dall'euro da parte del nostro paese, io ritengo che noi certamente dobbiamo cambiarla questa Europa, migliorarla, essere più coraggiosi, però è impensabile uscirne. Senta, le faccio un piccolo scenario che è un po' lo scenario che poi a Strasburgo in tempi non sospetti è arrivato poi a quello che oggi è il governo in Italia, no? Cioè la mancata nomina della Bizzotto a vicepresidente, Castaldo che diventa vicepresidente, l'approvazione a parte 5 Stelle della nuova Presidente della Commissione Europea e tutto il percorso che lei conosce molto bene. Io invece vedo un altro scenario adesso, Macron che fa, come dire, le moine con i cinesi, i cinesi che sono filo europei, non è che si sta formando un blocco che tenta di escludere direttamente gli Stati Uniti, appunto perché la Cina ha interesse a affiancarsi all'Europa? Beh, sicuramente c'è un interesse da parte della Cina, senz'altro, ad avvicinarsi all'Unione Europea per condividerne alcuni obiettivi e per isolare gli Stati Uniti di Trump, non gli Stati Uniti, gli Stati Uniti di Trump, cioè quegli Stati Uniti che Trump tenderebbe, come dire, ad allontanare. Del resto un'Unione Europea debole fa gioco proprio a quegli stati che vogliono garantire un dominio, un predominio. Quindi dobbiamo stare molto attenti, no? Quando si danno messaggi anche come sulla quelli... richiesta che c'è stato in una fase particolare del Parlamento Europeo della Cina mercato, economia di mercato, certo. Che poi insomma l'Europa non ha offerto, ma come sa le battaglie anche sui dazi sono molto forti, Airbus, Boeing,
riflessi sulla nostra però industria. L'Europa deve rafforzarsi anche rispetto alla Cina e anche rispetto a quello che la Cina sta facendo in tutto il mondo. Però come le dicevo, la sensazione è che la Cina in maniera intelligente voglia, come dire, affiancarsi all'Europa, certo, per dar fastidio ulteriormente, avere una sponda. Sto parlando di una delle grandi imprese, Huawei. In Cina la lotta del 5G, in alcuni paesi europei no, in alcuni paesi europei sì, e poi, insomma, però tanto cominci a entrare, metà Pireo è cinese. Assolutamente. Lei sa meglio di me come vanno, come funzionano le cose. Dobbiamo stare molto vigili, secondo me l'Italia, al pari appunto della Francia, deve svolgere un ruolo determinante. Senta, a proposito di Twitter che leggiamo con grande interesse, ieri una collega molto brava, molto tosta, e lo dico con grande sincerità, non è piaggeria, che è Mirta Merlino. Certo. In un Twitter ha detto: io ho i tacchi, faccio una trasmissione live 5 volte su 7, non capisco perché devo avere un salario più basso di quelli degli uomini. Giro a lei la domanda. No, beh, intanto stimo Mirta ancora di più perché ha lanciato questa provocazione, che non è una provocazione, perché in realtà le donne anche in Italia hanno dei salari più bassi rispetto agli uomini a parità di mansioni. Lei ha detto un'altra cosa però in un suo Twitter, ha detto: da qua all'Epifania praticamente lavoriamo gratis, è tutto un regalo. Sì, perché ieri appunto onoravamo il Salary Gender Day, quindi lei sa che appunto c'è una battaglia che stiamo portando avanti proprio dall'Europa per garantire la parità salariale delle donne, e quindi quello che Mirta Merlino diceva appunto ieri era in occasione di questa giornata dove noi siamo chiamati a denunciare queste discriminazioni salariali. Seriamente, perché questo di cui dobbiamo parlare, e fermo restando che io vorrei ricordare che in Italia fino al 21 di giugno va tutto in tasse, poi da oggi a Epifania va tutto gratis, rimane una finestra proprio per l'estate, per vivere lì. Invece, seriamente, perché ancora viviamo in questa situazione terribile che non vogliamo riconoscere? Beh, diciamo che l'Italia... Equità salariale, equità di diritto, equità di competenza, di potere acquisitivo, insomma, questo mi sembra... C'è una problematica che riguarda la cultura anche del nostro paese, ma in Europa in generale. Lei tenga conto che per esempio gli italiani sono molto più bravi su questo dei tedeschi e dei francesi, cioè il salary gender gap in Italia è inferiore rispetto a quello che c'è in Germania e in Francia, paradossalmente, cioè in alcuni casi noi siamo più bravi, dobbiamo anche rivendicarlo. Però ci sono anche poche manager, come dire, ai vertici apicali delle imprese. Non riusciamo a sfondare quel famoso tetto di cristallo, cioè le donne sono più brave, si laureano prima, superano prima gli esami, però non riescono ad essere inserite nelle prime file. Ma anche in politica è così, secondo me ci sono troppi uomini al potere e, come dice giustamente Lilli Gruber, forse è arrivato il momento di prendercelo. È una questione che realmente mi lascia un po' basito, perché non diventa più una questione di genere, diventa una questione di competenze, di intelligenze, di capacità. Però forse Mirta può essere davvero, glielo suggeriamo, un grande testimonial, perché è una persona di successo, ribadisco, non perché va in televisione, perché è una persona di grandissima competenza. Ci sono delle sue colleghe che io stimo molto, Mirta Merlino è una di queste, Lilli Gruber, che ha scritto questo libro recente proprio sul potere che le donne non hanno ma che hanno il diritto e il dovere di prendersi anche per quanto riguarda appunto la politica, pone diciamo una questione molto molto rilevante, che è quella di affermare una leadership femminile che ancora nel nostro paese non c'è in tutti i settori. Allora, sappia che noi siamo per questo, perché è una cosa che non è più tollerabile, insomma. Vorrei concludere dicendo che, oltre a essere arrabbiata con Johnson per il Brexit, perché un'ordinata uscita, lei ha parlato di ordinata uscita della Gran Bretagna, la vedo difficile. Lei la vede ordinata? Con Johnson no. No. Purtroppo. Abbiamo detto che è un problema di capelli fra Johnson e Trump, evidentemente sono gli acconciatori. Però invece lei dice sugli accordi migratori, dei flussi migratori con la Libia, lei dice no, non facciamo più gli accordi con la Libia perché... È una pagina molto brutta quella che abbiamo scritto nei giorni scorsi. Io penso che quell'accordo non andasse firmato semplicemente perché la Libia non rispetta i diritti essenziali umani. In Libia ci sono dei veri e propri campi di concentramento, l'Europa non può più tollerarli, non può più tollerarli l'Italia, e su questo credo che dovremmo essere molto più coraggiosi e meno ipocriti. Senta, lei che cosa chiede da questo punto di vista al suo collega adesso, presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che insomma è una persona anche
di grande umanità, di grande esperienza. Ce ne fossero di David Sassoli anche in Italia, perché è un presidente ed è una persona estremamente coraggiosa su alcuni temi, non ha peli sulla lingua, dice quello che pensa, dice quello che è giusto fare. L'Europa non ha una seconda chiamata, siamo abbiamo il dovere di, in questo quinquennio, di fare la differenza, di non essere più pavidi, ma di essere su alle questioni che riguardano i diritti umanitari molto più forti e più severi. Allora, facciamo una cosa, nel salutarla e chiedere a lei e alla sua assistente di tornare presto qua. Volentieri. Però la prossima volta facciamo così, invitiamo lei, invitiamo Mirta Merlino. Ah, sarebbe un regalo. No, sì. E invitiamo anche un'altra donna, così sarete in stragrande maggioranza. E potremo... Lei però secondo me starà benissimo. No, ma io sto benissimo perché parlo di un argomento che ha un valore. Quindi non faccio questo per un colore o perché sempre per le questioni molto visto che vivo in Spagna, molto maciste, come dire, no? La Spagna è un paese che ancora soffre purtroppo di questi problemi, anche l'atteggiamento, no? Dell'uomo che può sorridere facendo queste battutine. Sì, sicuramente starò bene perché avrò persone di grande qualità. Grazie. E quindi la invito già per un prossimo appuntamento per parlare di questo tema. Grazie Alessandra, è stato un grazie immenso a voi, piacere grazie a lei. Averla con noi. Reciproco. Buon lavoro. Grazie. E grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito. Arrivederci.